C'erano diversi manifestanti ad attendere davanti al Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia il ministro Andrea Orlando, che ha incontrato i vertici degli uffici giudiziari e rappresentanti della magistratura. Dalla CGIL ai lavoratori della prefettura a quelli della provincia, dalle guardie giurate di Sicuran Transport ai percettori della mobilità in deroga. Tutti hanno aspettato che l'esponente del governo Renzi finisse il suo tour istituzionale per ricevere risposte. Noi al ministro chiediamo intanto che ci sia una rivisitazione anche sulla legge che ha modificato la gestione delle guardie giurate in Italia con la liberalizzazione delle licenze e che ci dia un maggiore effettivo controllo su quelli che sono gli organi istituzionali sul territorio, che sono gli organi di governo, la questura e la prefettura, che devono essere quelli che regolamentano le procedure delle guardie giurate. Questo che oggi non succede. C'era anche il padre di Filippo Ceravolo, Martino, per chiedere al ministro che venga fatta giustizia per suo figlio, ucciso il 15 ottobre 2012 sulla strada che collega Soriano e Pizzoni e dichiarato vittima di mafia dal Ministero dell'Interno. L'uomo chiede che vengano individuati gli autori dell'omicidio. Non accettiamo questa archiviazione di Filippo Ceravolo, come il papà si è espresso contro i clan di tutto il territorio, che ho lottato nel mio dolore, una famiglia distrutta, un ragazzo vittima di mafia, e non è giusto perdere un figlio così. Non sono stati arrestati gli esecutori di quella sera, è stato ucciso Filippo per la seconda volta, è stato ucciso pure la comunità del territorio di tutta la Calabria.